Siamo con Fabio Zanchetta, l'ideatore di Bike Pride. Com'è andata la sesta edizione? Soddisfatti? La sesta edizione intanto era collocata nei Bike Days, quindi all'interno di un festival. Un po' di paura che perdesse, no? Un po' la sua specificità ci avevamo. Poi le previsioni davano questo caldo torrido che è effettivamente arrivato con i suoi 36 gradi, quindi avevamo proprio paura che quest'anno potessimo essere pochi. In realtà no, alla fine sono arrivati in tantissimi, i numeri parlano di 15-20 mila persone, quindi un po' meno degli anni scorsi effettivamente, perché i 35 gradi si sono sentiti, però alla fine anche quest'anno è stato un successo. Timore c'era, però per fortuna è stato fugato. Il sindaco di Torino Piero Fassino ha detto che il biciplan diventerà realtà a breve e si inizierà a lavorare e appunto ci sarà un riscontro oggettivo nelle strade. Voi cosa pensate? Allora, non crediamo che il biciplan verrà attuato a breve. È un strumento complesso e ha necessità di finanziamenti rilevanti, quindi in realtà Fassino, e ci fa piacere che ha dato rilevanza e importanza al biciplan, ma indubbiamente ha fatto una promessa che difficilmente potrà mantenere a breve. È sicuro, e questo è già un dato positivo, che i lavori inizieranno. Ci hanno anche convocato per la prima riunione che avevamo richiesto per verificare la disponibilità economica, per cui, come dire, un passo da parte dell'amministrazione è stato fatto ed è importante, anche con la presenza dei stessi assessori, dello stesso sindaco Fassino al Bike Pride. Detto ciò, che verrà attuato tutto il biciplan, beh, la vedo lunga, lunga e complessa. Però no, mattone dopo mattone. Ecco, da questo tavolo interassessorile, che è la richiesta politica precisa, specifica che fate quest'anno, cosa vi aspettate? Allora, semplicemente noi vorremmo la banalità e poche parole e solo fatti, cioè vorremmo vedere la delibera sulla percentuale delle multe, percentuale che era del 15% sull'incasso totale delle multe per la sicurezza stradale e fattispecie per il biciplan. Vorremmo che fosse semplicemente attuata. Si parla di 2 milioni di euro l'anno, una cifra considerevole e congrua. Vorremmo vedere semplicemente la delibera attuata e poi i progetti dei primi lavori. Semplicemente questo, quindi molto semplice. Tavolo significa attuare le cose in maniera concreta, pragmatica e basta, quindi non ci interessa sapere di altri progetti, idee o parole. In 6 anni di Bike Pride a Torino si pedala meglio o peggio rispetto a prima? Io credo si pedali un po' meglio più che altro perché si è instaurata un po' una cultura della bicicletta, non solo grazie al Pride, anche grazie al Bike Pride, e si sia riusciti ad uscire un po' dall'idea, dal concetto di bicicletta come strumento per la passeggiata domenicale. Fino a 10 anni fa il concetto era questo, con alcuni lavori, alcuni progetti dell'amministrazione, con un cambio culturale, con il bike pride, con il bike sharing, questa idea è venuta meno. Quindi secondo me si pedala meglio più che altro per questo, non tanto per i cambiamenti strutturali in città. Qualcosa è stato fatto, ma indubbiamente poco, soprattutto rispetto ai modelli e agli esempi europei.